Come un branco di segugi, dopo aver inseguita invano una lepre, tornano mortificati verso il padrone, coi musi bassi e con le code ciondoloni. Così in quella scompigliata notte tornavano i bravi al palazzotto di Don Rodrigo. Egli camminava innanzi e indietro al buio, per una stanzaccia disabitata dell'ultimo piano, che rispondeva sulla spianata. Ogni tanto si fermava, tendeva l'orecchio, guardava dalle fessure delle imposte intarlate, pieno di impazienza e non privo di inquietudine, non solo per l'incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili, perché era la più grossa e la più arrischiata a cui il bravo uomo avesse ancora messo mano. S'andava però rassicurando col pensiero delle precauzioni prese per distruggere gli indizi, se non i sospetti. In quanto ai sospetti, pensava, me ne rido. Vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è o non c'è una ragazza. Venga, venga quel tanghero, che sarà ben ricevuto. Venga il frate, venga. La vecchia? Vada a Bergamo la vecchia. La giustizia? Poh, la giustizia. Il podestà non è un ragazzo, né un matto. E a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Chissà che ci siano. Sono come gente perduta sulla terra. Non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Via, via, niente paura. Come rimarrà Attilio domattina? Vedrà, vedrà se io fo ciarle o fatti. E poi, se mai nascesse qualche imbroglio, che so io, qualche nemico che volesse cogliere quest'occasione, anche Attilio saprà consigliarmi. Ci è impegnato l'onore di tutto il parentado. Ma il pensiero sul quale si fermava di più, perché in esso trovava insieme un acquietamento dei dubbi e un pascolo alla passione principale, era il pensiero delle lusinghe, delle promesse che adopererebbe per abbonire Lucia. Avrà tanta paura di trovarsi qui sola, in mezzo a costoro, a queste facce, che il viso più umano qui sono io. Perbacco. Che dovrà ricorrere a me, toccherà a lei pregare, e se prega. Mentre fa questi bei conti, sente un calpestio, va alla finestra, apre un poco, fa capolino. Son loro. E la bussola? Diavolo, dov'è la bussola? 3, 5, 8. Ci sono tutti, c'è anche il griso. La bussola non c'è. Diavolo, diavolo, il griso me ne renderà conto. Entrati che furono, il griso posò in un angolo di una stanza terrena il suo bordone, posò il cappellaccio e il sarnocchino e, come richiedeva la sua carica, che in quel momento nessuno gli invidiava, salì a rendere conto a Don Rodrigo. Questo l'aspettava in cima alla scala e, vistolo apparire con quella goffa e sguaiata presenza del birbone deluso, «Ebbene?» gli disse o gli gridò, «Signor Spaccone!» Signor capitano, signor lascia fare a me. Le dura, rispose il griso, restando con un piede sul primo scalino. Le dura di ricevere dei rimproveri dopo aver lavorato fedelmente e cercato di fare il proprio dovere e arrischiata anche la pelle. Luis Sepúlveda, il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Capitolo secondo. Ti ho portato due libri. Al vecchio si illuminarono gli occhi. D'amore, il dentista annuì. Antonio José Bolívar Proaño leggeva romanzi d'amore. E a ogni suo viaggio il dentista lo riforniva di nuove letture. Sono tristi? Chiedeva il vecchio. Da piangere a fiumi, assicurava il dentista. Con gente che si ama davvero? Come nessuno ha mai amato. Soffrono molto? Io non riuscivo a sopportarlo, rispondeva il dentista. Ma il dottor Rubicondo Loaín non leggeva i romanzi. Quando il vecchio gli aveva chiesto il favore di portargli dei libri, indicando molto chiaramente i suoi gusti, sofferenze, amori sfortunati e lieti fini,
Il dentista si era reso conto che si trovava davanti a un incarico difficile da assolvere. Temeva di fare una figura ridicola entrando in una libreria per chiedere «Mi dia un romanzo molto triste, con grandi sofferenze d'amore e un lieto fine». Lo avrebbero preso per una vecchia checca, ma inaspettatamente trovò la soluzione in un bordello del lungomare. Al dentista piacevano le nere e una di queste era proprio Josefina. Era una ragazza che sapeva dire parole che avrebbero tirato su un pugile dal tappeto e poi a letto non sudava. E un pomeriggio, mentre si trastullava con Josefina, una ragazza stupenda, le chiese: «Sai leggere?» «Sì, ma lentamente», rispose la donna. «E che libri ti piacciono?» «I romanzi d'amore», spiegò Josefina, dimostrando gli stessi gusti di Antonio José Bolívar. A partire da quel pomeriggio, Josefina alternò i suoi doveri di dama di compagnia con quelli di critico letterario e ogni 6 mesi selezionava i 2 romanzi che a suo giudizio presentavano maggiori sofferenze, gli stessi che in seguito Antonio José Bolívar Proagno avrebbe letto nella solitudine della sua capanna davanti al fiume Nangaritsa. Quell'essere prodigioso che diceva di possedere le chiavi di Nostradamus era un uomo lugubre, permeato di un'aura triste, con uno sguardo asiatico che sembrava conoscere l'altro lato delle cose. Portava un cappello grande e nero, come le ali spiegate di un corvo, e un panciotto di velluto patinato dalla borraccina dei secoli. Ma nonostante la sua immensa sapienza e il suo ambito misterioso, aveva un peso umano, una condizione terrestre che lo manteneva imbrigliato ai minuscoli problemi della vita quotidiana. Si lamentava di malanni senili, soffriva per i più insignificanti contrattempi economici e aveva smesso di ridere da parecchio tempo, perché lo scorbuto gli aveva strappato i denti. Quel soffocante mezzogiorno in cui rivelò i suoi segreti, José Arcadio Buendía ebbe la certezza che fosse il principio di una grande amicizia. I suoi racconti fantastici sbalordirono i bambini. Aureliano, che allora non aveva più di 5 anni, lo avrebbe ricordato per il resto della sua vita come lo vide quel pomeriggio, seduto contro il chiarore metallico e riverberante della finestra, mentre illuminava con la sua profonda voce di organo i territori più oscuri dell'immaginazione, intanto che colava dalle sue tempie l'untume sciolto dal calore. José Arcadio, suo fratello maggiore, avrebbe poi trasmesso quella meravigliosa immagine come un ricordo ereditario a tutta la sua discendenza. Ursula, invece, aveva conservato un cattivo ricordo di quella visita, perché era entrata nella stanza nel momento in cui Melchiades, per distrazione, aveva rotto un flacone di bicloruro di mercurio. «E l'odore del demonio!» disse la donna. «Niente affatto!» corresse Melchiades. «È provato che il demonio ha proprietà solforiche. E questo non è altro che un po' di solimato». Sempre didattico, fece una sapiente disquisizione sulle proprietà diaboliche del cinabro. Ma Ursula non gli diede retta e invece portò i bambini con sé a pregare. Quell'odore pungente sarebbe rimasto per sempre nella sua memoria, vincolato al ricordo di Melchiades. Il rudimentale laboratorio, senza contare una profusione di crogiuoli, imbuti, storte, filtri e colatoi, era composto da un rudimentale atanò, una provetta di vetro col collo lungo e stretto, imitazione dell'uovo filosofico, e un distillatore fabbricato dagli stessi zingari, secondo le descrizioni moderne dell'alambicco a 3 bracci di Maria Lebrea. Oltre a queste cose, Melchiades lasciò dei campioni dei 7 metalli, corrispondenti ai 7 pianeti, le formule di Mosè e di Zosimo per la fabbricazione dell'oro e una serie di appunti e disegni sui procedimenti del Gran Magistero, che consentivano a chi sapesse interpretarli di tentare la fabbricazione della pietra filosofale. Sedotto dalla semplicità delle formule per fabbricare l'oro, José Arcadio Buendía fece la corte a Ursula per parecchie settimane perché gli permettesse di dissotterrare le sue monete coloniali e aumentarle di tante volte quanto era possibile suddividere l'argento vivo. Ursula cedette, come faceva sempre, di fronte all'irriducibile caparbietà di suo marito. E così José Arcadio Buendía gettò 30 dobloni in un tegame e li fece fondere insieme all'imatura di rame
ordimento, zolfo e piombo. Mise a bollire il tutto a fuoco vivo in una caldaia piena di olio di ricino, finché ottenne uno sciroppo spesso e pestilenziale, molto più simile al caramello volgare che al loro magnifico. Nel corso di empirici e disperati processi di distillazione, fusa coi sette metalli planetari, lavorata col mercurio ermetico e il vetriolo di Cipro e rimessa a cuocere in strutto di maiale e mancanza di olio di rafano, la preziosa eredità di Ursula fu ridotta a un grumo carbonizzato che non poté essere staccato dal fondo della caldaia. E adesso, pecorella, dove sei? Sei laggiù adesso mentre scrivo, tra coyote e cactus. Quando starai leggendo, con ogni probabilità sarai qui e le mie cose saranno già in soffitta. Le mie parole ti avranno portato in salvo? Non ho questa presunzione. Forse soltanto ti avranno irritata, avranno confermato l'idea già pessima che avevi di me prima di partire. Forse potrai capirmi soltanto quando sarai più grande. Potrai capirmi se avrai compiuto quel percorso misterioso che dall'intransigenza conduce alla pietà. Pietà, bada bene, non pena. Se proverai pena, scenderò come quegli spiritelli malefici e ti farò un mucchio di dispetti. Farò la stessa cosa se invece di umile sarai modesta. Se ti ubriacherai di chiacchiere vuote invece di stare zitta. Esploderanno lampadine, i piatti voleranno giù dalle mensole. Le mutande finiranno sul lampadario. Dall'alba a notte fonda non ti lascerò in pace un solo istante. Invece non è vero. Non farò niente. Se da qualche parte sarò, se avrò modo di vederti, sarò soltanto triste. Come sono triste tutte le volte che vedo una vita buttata via. Una vita in cui il cammino dell'amore non è riuscito a compiersi. Abbi cura di te. Ogni volta in cui crescendo avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste, ricordati che la prima rivoluzione da fare è quella dentro se stessi. La prima è la più importante. Lottare per un'idea senza avere un'idea di sé è una delle cose più pericolose che si possa fare. Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, pensa agli alberi, ricordati del loro modo di crescere. Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene stradicato al primo colpo di vento, mentre in un albero con molte radici e poca chioma la linfa scorre stento. Radici e chioma devono crescere in ugual misura. Devi stare nelle cose e starci sopra. Solo così potrai offrire ombra e riparo. E solo così, alla stagione giusta, potrai coprirti di fiori e di frutti. E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo. Senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Comportati così, Lucilio mio. Rivendica il tuo diritto su te stesso. È il tempo che fino ad oggi ti veniva portato via, o carpito, o andava perduto. Raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che è proprio così, come ti scrivo. Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti, e altri ancora si perdono nel vento.
ma la cosa più vergognosa è perder tempo per negligenza. Pensaci bene. Della nostra esistenza, buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior parte nel non far niente, e tutta quanta nell'agire diversamente dal dovuto. Può indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, che capisca di morire ogni giorno? Ecco il nostro errore. Vediamo la morte davanti a noi, e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle. Appartiene alla morte la vita passata. Dunque, Lucilio caro, fai quel che mi scrivi. Metti a frutto ogni minuto. Sarai meno schiavo del futuro se ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l'altro, la vita se ne va. Niente ci appartiene, Lucilio, solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e labile. Chiunque voglia può privarcene. Gli uomini sono tanto sciocchi che se ottengono beni insignificanti, di nessun valore e in ogni caso compensabili, accettano che vengano loro messi in conto e invece nessuno pensa di dover niente per il tempo che ha ricevuto, quando è proprio l'unica cosa che neppure una persona riconoscente può restituire. Ti chiederai forse come mi comporti io che ti do questi consigli. Te lo dirò francamente. Tengo il conto delle mie spese da persona prodiga ma attenta. Non posso dire che non perdo niente, ma posso dire che cosa perdo e perché e come. Sono in grado di riferirti le ragioni della mia povertà. Purtroppo mi accade come alla maggior parte di quegli uomini caduti in miseria non per colpa loro. Tutti sono pronti a scusarli, nessuno a dar loro una mano. E allora? Una persona alla quale basta quel poco che le rimane, non la stimo povera. Ma è meglio che tu conservi tutti i tuoi averi e comincerai a tempo utile. Perché, come dice un vecchio adagio, è troppo tardi essere sobri quando ormai si è al fondo. Al fondo non resta solo il meno, ma il peggio. Stammi bene. E adesso, pecorella, dove sei? Sei laggiù, adesso, mentre ti scrivo, tra i coyote e i cactus. Le mie parole ti avranno portato in salvo? Non ho questa presunzione. Forse soltanto ti avranno irritata, avranno confermato l'idea già pessima che avevi di me prima di partire. Forse potrai capirmi soltanto quando sarai più grande. Potrai capirmi se avrai compiuto quel percorso misterioso che dall'intransigenza conduce alla pietà. Pietà. Bada bene, non pena. Se proverai pena, scenderò come quegli spiritelli malefici e ti farò un mucchio di dispetti. Esploderanno lampadine, i piatti voleranno giù dalle mensole, le mutande finiranno sul lampadario. Non ti lascerò in pace un solo istante. Invece non è vero. Non farò niente. Se da qualche parte sarò, se avrò modo di vederti, sarò soltanto triste. Come sono triste tutte le volte che vedo una vita buttata via. Una vita in cui il cammino dell'amore non è riuscito a compiersi. Abbi cura di te. Ogni volta in cui, crescendo, avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste, ricordati che la prima rivoluzione da fare è quella dentro se stessi. La prima è la più importante. Lottare per un'idea senza avere un'idea di sé è una delle cose più pericolose che si possa fare. Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, pensa agli alberi. Ricordati del loro modo di crescere.
Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene sradicato al primo colpo di vento, mentre in un albero con molte radici e poca chioma la linfa scorre a stento. Radici e chioma devono crescere in egual misura. Devi stare nelle cose e starci sopra. Solo così potrai offrire ombra e riparo. Solo così, alla stagione giusta, potrai coprirti di fiori e di frutti. E quando poi, davanti a te, si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo. Senza farti distrarre da nulla, aspetta e aspetta. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Lasciatemi dire un'altra cosa e poi basta. Non voglio offendervi, la vostra coscienza, voi dite, non volete che sia messa in dubbio. Me l'ero scordato, scusate. Ma riconosco che per voi stesso, dentro di voi non siete quale io di fuori vi vedo. Non per cattiva volontà, vorrei che foste almeno persuaso di questo. Voi vi conoscete. Vi sentite, vi volete in un modo che non è il mio, ma il vostro. E credete ancora una volta che il vostro sia giusto e il mio sbagliato. Sarà, non nego, ma può il vostro modo essere il mio e viceversa? Ecco che torniamo da capo. Io posso credere a tutto ciò che voi mi dite. Ci credo. Vi offro una sedia, sedete e vediamo di metterci d'accordo. Dopo una buona oretta di conversazione ci siamo intesi perfettamente. Domani mi venite con le mani in faccia gridando: "Ma come? Che avete sentito? Non mi avevate detto così e così?" Così e così, perfettamente. Ma il guaio è che voi, caro, non saprete mai. Né io vi potrò mai comunicare come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, no? Abbiamo usato io e voi la stessa lingua, le stesse parole. Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole di per sé sono vuote? Vuote, caro mio. E voi le riempite del senso vostro nel dirmele e io nell'accoglierle inevitabilmente le riempio del senso mio. Abbiamo creduto di intenderci. Non ci siamo intesi affatto. Storia vecchia anche questa, si sa. E io non pretendo dir niente di nuovo, solo torno a domandarvi. Ma perché allora, santo Dio, seguitate a fare come se non si sapesse? A parlarmi di voi se sapete che per essere per me quale siete per voi stesso e io per voi quale sono per me, ci vorrebbe che io, dentro di me, vi dessi quella stessa realtà che voi vi date e viceversa. E questo non è possibile. Mi trovavo a Spring Street, nel bar di fronte al negozio di roba usata. C'ero andato per prendermi una tazza di caffè con gli ultimi 5 cent che mi restavano. Un locale vecchiotto, con la segatura per terra e sulle pareti dei nudi disegnati con crudezza. Un posto frequentato dagli anziani,
dove la birra costava poco e puzzava di acido, e il passato era rimasto immutato. Mi sedette uno dei tavolini appoggiati al muro. Ricordo che mi presi il capo tra le mani. Udì la sua voce, ma non alzai gli occhi. Ricordo che mi chiese: cosa ti porto? E io gli ordinai un caffè con la panna. Rimasi lì seduto immobile, finché non mi mise davanti la tazzina. Rimasi lì per un tempo interminabile, pensando all'ineluttabilità del mio destino. Il caffè era pessimo. Quando mescolai la panna, capii che doveva trattarsi di tutt'altro, perché l'insieme assunse una sfumatura grigiastra e il gusto mi parve quello della risciacquatura di stracci. La cosa mi irritò perché quel caffè avevo speso i miei ultimi 5 cent. Mi guardai attorno in cerca della ragazza che mi aveva servito. Era piuttosto lontana e stava trasferendo delle birre dal vassoio che aveva in mano a un tavolo. Era girata di schiena e io notai la linea morbida e compatta delle spalle sotto il grembiule bianco. La lieve traccia dei muscoli sulle braccia e i capelli neri, forti, folti e lucenti, che la riscaldavano sciolti. Finalmente si voltò e io la chiamai con un cenno. Mi prestò poca attenzione, ma spalancò gli occhi assumendo un'espressione di infastidio e indifferenza. A parte il contorno del viso e il candore dei denti, non era bella. I denti li notai quando si voltò a sorridere uno degli avventori, rivelando una striscia bianca tra le labbra dischiuse. Aveva il naso degli Indus, piatto con le narici larghe, le labbra spesse come quelle di una negra, erano cariche di rossetto. Apparteneva a un'altra razza e forse se era un esemplare pregevole, ma era troppo strana per me. Aveva gli occhi a mandorla, la carnagione scura, anche se non era nera, e quando camminava i seni si muovevano, rivelando la loro sodezza. Oh, cara pietà mia, che sit in susi, che come veggion le terrene menti, non capere in triangol due ottusi. Così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé, mirando il punto a cui tutti i tempi sono presenti. Mentre ch'io era Virgilio congiunto, su per lo monte che l'anime cura, e discendendo nel mondo defunto, dettemi fuor di mia vita futura parole gravi. Avvegna ch'io mi senta ben te tragono ai colpi di ventura, per che la voglia mia sarea contenta di intender qual fortuna mi s'appressa, che saetta previsa vien più lenta. Così diss'io a quella luce stessa che pria m'aveva parlato, e come volle Beatrice fu la mia voglia confessa. Né per ambage, in che la gente folle già s'inviscava pria che fosse anciso, l'agnel di Dio che le peccata tolle. Ma per chiare parole e con preciso latin rispose quell'amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso, la contingenza che fuor del quaderno della vostra matera non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. Da indi, sì, come viene ad orecchia dolce armonia da organo, mi viene a vista il tempo che ti s'apparecchia, qual si partio Ippolito d'Atene per la spietata e perfida Noverca. Tal di Fiorenza partir ti conviene. Questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, laddove Cristo tutto dì si merca. La colpa seguirà la parte offensa, in grido come suol, ma
ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta, più caramente, e questo è quello strale che l'arco dello esilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scender e il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle. Che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialitate il suo processo farà la prova, sì che a te fia bello averti fatta parte per te stesso. La pila dei mattoni di tufo sparsi per il cortile, secchi di gesso, montagnole di sabbia. Mariana cammina su e giù sotto il sole con la gonna legata in vita per non infrandicciarsi gli orli. Gli scarponcini dai bottoni slacciati, i capelli raccolti sulla nuca, con gli spadini d'argento regalatili da suo marito. Intorno c'è una grande confusione di pezzi di legno, cazzuole, pale, palette, carriole, martelli e asce. Il mal di schiena è diventato quasi insopportabile. Gli occhi cercano un posto dove riposare per qualche minuto all'ombra. Un grosso sasso vicino alla stalla. Perché no? Anche se intorno si sdrucciola per il fango. Mariana si lascia scivolare sulla pietra tenendosi la schiena con le mani. Si guarda il ventre, il gonfiore si vede appena, eppure sono già 5 mesi ed è la terza gravidanza. Eccola lì la villa bellissima davanti a lei. Della casena non c'è più traccia. Il suo posto, un corpo centrale a 3 piani, una scala che si snoda elegante con un movimento serpentino. Dal tronco centrale partono 2 ali colonnate che si allargano e poi si stringono fino a compiere un cerchio quasi completo. Le finestre si alternano secondo un ritmo regolare. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Quasi una danza, un tarascone. Alcune sono vere, altre dipinte per mantenere il tempo della fuga. In una di quelle finestre ci farà dipingere una tenda e forse una testa di donna che si affaccia, forse lei stessa che guarda da dietro il vetro. Il signor marito Sio voleva lasciare la casena, così come era stata costruita dal nonno Mariano, così come i cugini se l'erano divise di buon accordo per tanto tempo. Ma lei aveva insistito tanto che alla fine l'avevano convinto a farne una villa dove si potesse passare anche l'inverno, fornita di stanze per i figli, per la servitù, per gli amici ospiti. Intanto il signor padre aveva preso un'altra casena da caccia dalle parti di Santa Flavia. Sul cantiere il signor marito Sio si faceva vedere poco. Aveva in uscia i mattoni, la polvere, la calce. Preferiva rimanere a Palermo nella casa di via Loro, mentre lei a Bagheria trafficava con gli operai e i pittori. Anche l'architetto ci veniva volentieri e lasciava tutto in mano al capomastro e alla giovane duchessa. Di soldi ne aveva già ingoiati tanti quella villa. Solo l'architetto aveva voluto 611. I mattoni di pietra arenaia si rompevano in continuazione e bisognava farne venire dei nuovi ogni settimana. Il capomastro era caduto da una impalcatura, rompendosi un braccio, e i lavori si erano dovuti fermare per 2 mesi. La scarpa di Cenerentola. Quando i riflettori, abbandonando Zorro al suo destino, tornarono a gettare una luce uniforme su tutta la collina, un pompiere notò una scarpa infantile a 5 o 6 metri dal suo naso all'interno della zona proibita.
Quella scarpa prima non c'era, disse. Ho tenuto d'occhio questo pezzo di terra per tutta la sera e ne ho contato i sassi uno per uno. Vi dico che quella scarpa un momento fa non c'era e ora che ci penso ho l'impressione di aver visto un'ombra scendere di lassù mentre succedeva tutta quella confusione per uno stupido di cane. Porta la scarpa al comando e levati il pensiero, gli suggerì un collega. Sicuro che ce la porto e subito. Diomede, ossia l'intero comando, accorse l'oggetto con qualche risatina. Forse i marziani usavano portare scarpe simili in testa, a guisa di elmo, infilando le antenne nei due buchi. Ma il vigile Meletti, detto l'astuto Ulisse, presente alla discussione, ebbe un'idea più brillante, anzi veramente astuta. «Signori», disse, «se permettono, i bambini, si sa, non conoscono il pericolo né la differenza tra il bene e il male. Chi ci assicura che il nemico là, insomma, quelli dell'oggetto misterioso, non abbiano convinto qualche bambino, con un regaluccio per esempio, a raccogliere informazioni per conto loro?» «Venga alla scarpa», lo ammonì il generale. «Ecco, secondo me, se un bambino è stato veramente lassù, là dentro, e nello scappare ha perso la scarpa, c'è un modo di saperlo abbastanza facilmente. E quale? Provare la scarpa a tutti i bambini della borgata. Ma questa è la fiaba di Cenerentola», rise il professor Terenzio. La mattina seguente di buon'ora andò al comando, ritirò la scarpina e cominciò il pellegrinaggio di caseggiato in caseggiato, di scala in scala, di porta in porta. «Toc toc! Chi è?» «Aprì, tesora Rosa, sono il vigile Meletti, e per un vostro figlio. Cosa ha combinato ancora quel disgraziato?» «Niente di male, sora Rosa, a ordine del comando, gli debbo provare questa scarpa. La sora Rosa, o la sora Cesira, o la sora Matilde, secondo i casi, apriva in ciabatte e vestaglia, reggendo in mano il bricco del latte, svegliava quel disgraziato e la prova cominciava. Ma suor Meletti, non vede? Questa sarà una scarpina del 32, mio figlio porta il 40. Guardi che fette! Gli ordini sono ordini!» «Ora me la provo», annunciò la sora Matilde a tutto il casamento e, gettata una ciabatta, infilò il suo piede di elefante nella scarpina. «Il ditone ci va», annunciò trionfalmente. «Ora vedrete che ci vanno anche le altre dita». La sora Cecilia gettò un urlo. «Ferma, che fai? Faccio un esperimento per ordine di tuo marito». «E tu non vedi che la scarpa di Rita? Che razza di stupidi scherzi state combinando?» Il suor Meletti rimase lì a bocca aperta, come se il fulmine l'avesse colpito. La suora Matilde invece sbottò a ridere e rise tanto che fu per soffocare e una vicina dovette correre a prenderle un bicchiere d'acqua. «Insomma, mi vuoi spiegare cosa succede?» gridava la suora Cecilia scrollando vigorosamente il suor Meletti per una spalla. «Segreto militare!» balbettò finalmente l'astuto Ulisse. «Dove hai trovato quella scarpa e cos'è tutto questo teatro?» «Taci, non mi far parlare!» Renzo, arrivato dunque sotto le mura, si fermò a guardar d'intorno. Da nessuna parte, nessun segno d'uomini viventi. Il tempo era chiuso, l'aria pesante, il cielo verato per tutto da una nuvola o da un nebbione, uguale, inerte, che pareva negare il sole, senza prometter la pioggia. La campagna d'intorno parte incolta e tutta arida, ogni verzura scolorita e neppure una gocciola di rugiada sulle foglie passe e cascanti. Per di più, quella solitudine, quel silenzio, così vicino ad una grande città, aggiungevano una nuova costernazione all'inquietudine di Renzo e rendevano più tetri tutti i suoi pensieri. «Un cristiano, finalmente», disse tra sé e si voltò subito da quella parte, pensando di farsi insegnare la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero che s'avanzava e andava squadrandolo da lontano con uno sguardo sospettoso. Ma questo, stranunando gli occhi affatto, fece un passo addietro, alzò un odoroso bastone e, voltata la punta che era di ferro, alla vista di Renzo gridò «Via! Via! Via!» Renzo sente avvicinarsi sempre più il rumore e vede spuntare dalla cantonata della chiesa un uomo che scoteva un campanello. Era un apparitore. E dietro a lui due cavalli,
che allungando il collo e puntando le zampe venivano avanti a fatica, e strascinato da quelli un carro di morti, e dopo quello un altro, e poi un altro, e un altro. Morti forse i 2/3 dei cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto. Dei pochi che andavano per le strade, non se ne sarebbe incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano e che dava indizio di una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati senza cappa né mantello, senza sottana i preti, negletta e trasandata ogni persona. Gli amici, quando pur due si incontrassero per la strada, si salutavano di lontano, con cenni taciti e frettolosi. Ognuno, camminando, aveva molto da fare per riscansare gli schifosi e mortiferi inciampi di cui il terreno era sparso. Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, da un languor mortale, quella bellezza molle, a un tempo maestosa, che brilla nel sangue lombardo. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Nella teneva a giacere, ma sorretta, a seder su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che una manina bianca, a guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno. Un turpe manotto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella no, disse. Non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro. Prendete. Così dicendo aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il manotto le tese. Poi continuò. Promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse: Credevo di guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende, a me, il naso. E mia moglie placidamente: Ma sì, caro, guardatelo bene, ti pende verso destra. Avevo 28 anni e sempre, fino allora, ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché come il naso mi pendeva verso destra, così che altro? E altro, altro, le mie sopracciglia parevano sugli occhi 2 arcenti circonflessi. Le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e altri difetti. Ancora, eh sì, ancora, nelle mani al dito mignolo e nelle gambe, no, storte no, la destra un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio un pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi mi esortò a non affliggermene poi tanto, che anche con essi tutto sommato rimanevo un bell'uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo grazie.
e sicuro di non aver motivo né da addolorarmi né da avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiare di naso, sempre con quello e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe, e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. Che meraviglia! E non si sa, le mogli, fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco già, le mogli, non nego. Ma anch'io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare ogni parola che mi fosse detta o mosca che vedessi volare in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù per torto e su per traverso lo spirito come una tana di talpa, senza che di fuori ne paresse nulla. Non si stupì di vedere accesa la lampadina rossa fra le clavicole di Maria. Era accesa già da 6 giorni e c'era da attendersi che brillasse della sua luce melanconica per qualche giorno ancora. A Luigi sarebbe piaciuto che Maria la nascondesse, la incappucciasse in qualche modo. Maria diceva di sì, ma spesso se ne dimenticava, specialmente in casa, o altre volte la nascondeva male e la si vedeva luccicare sotto il foulard o di notte, attraverso le lenzuola, che era la cosa più triste. Forse sotto sotto, e senza confessarlo neppure a se stessa, aveva paura delle ispezioni. Si studiò di non guardare la lampadina, anzi di dimenticarla. In fondo chiedeva anche altro a Maria, molto altro. Cercò di parlarle del suo lavoro, di come aveva passato la giornata, le chiese di lei, delle sue ore di solitudine. Ma la conversazione non diventava viva, guizzava anzi un momento e poi si spegneva come un fuoco di legna umida. La lampadina invece no. Splendeva ferma e costante, il più pesante dei divieti perché era lì, in casa loro e di tutti, minuscola eppure salda come una muraglia in tutti i giorni fecondi fra ogni coppia di coniugi che avesse già 2 figli. Luigi tacque a lungo e poi disse «Io vado a prendere il cacciavite». «No», disse Maria, «lo sai che non si riesce, rimane sempre una traccia. E poi? E se poi nascesse un bambino? Ne abbiamo già 2». Non sai quanto ce lo tasserebbero. Era chiaro che ancora una volta non sarebbero stati capaci di parlare d'altro. Maria disse, sai la Mancuso? Ricordi, no? La signora qui sotto, quella così elegante del 7° piano, ebbene, ha fatto domanda di cambiare il modello di stato con il nuovo 520 IBM. Dice che è tutta un'altra cosa. Ma costa un occhio della testa! E poi il conto è lo stesso. Certo, ma non ti accorgi neppure di averlo indossato. E le pile durano 1 anno. Poi mi ha anche detto che in Parlamento c'è una sottocommissione che sta discutendo un modello per uomini. Ma che stupidaggine! Gli uomini avrebbero la luce rossa sempre! Eh no, non è così semplice. Chi guida è sempre la donna e anche lei porta la lampadina, ma il dispositivo di blocco lo porta anche l'uomo. C'è un trasmettitore. La moglie trasmette, il marito riceve e nei giorni rossi resta bloccato. In fondo mi pare giusto, mi pare molto più morale. Luigi si sentì improvvisamente sommergere dalla stanchezza. Baciò Maria, la lasciò davanti al televisore e andò a coricarsi. Non stentò a prendere sonno, ma si svegliò al mattino assai prima che si accendesse la spia rossa della sveglia silenziosa. Si alzò e soltanto allora, nella camera buia, notò che la lampada di Maria si era spenta. Ma era ormai troppo tardi e gli rincresceva di svegliarla. Passò in rassegna la spia rossa dello scaldabagno, quella del rasoio elettrico, del tostapane, della serratura di sicurezza e poi scese in strada, entrò nell'auto e assistette all'accendersi delle spie rosse della dinamo e del freno a mano. Azionò il lampeggiatore di sinistra, il quale significava che incominciava una nuova giornata. Si avviò verso il lavoro e strada facendo
calcolò che le lampade rosse di una sua giornata erano in media 200, 70.000 in un anno, 3 milioni e mezzo in 50 anni di vita attiva. Allora gli parve che la calotta cranica gli si indurisse come se ricoperta da un'enorme callosità adatta a percuotere contro i muri, quasi un corno di rinoceronte, ma più piatto e più ottuso. Marta finì di rassettare la cucina, mise in funzione la lavatrice, poi accese una sigaretta e si stese sulla poltrona, seguendo distrattamente la televisione attraverso la fenditura della visiera. Faceva caldo e del resto il telegiornale aveva annunciato che la pioggia di micrometeoriti attraversava un periodo di scarsa attività. Perciò Enrico sollevò la visiera. Così era anche più agevole portare il cibo alla bocca invece che attraverso la piccola valvola stellare che si sporcava sempre e poi puzzava. Enrico interruppe la lettura del giornale per annunciare: «Ho incontrato Roberto sulla metropolitana. Era un pezzo che non ci vedevamo. Verrà stasera con Elena a trovarci». Arrivarono verso le 10. Elena portava uno splendido completo in acciaio a ISI 304 con saldature ad argon, quasi invisibili, e graziosi bulloncini a testa fresata. Roberto invece indossava una corazza leggera di modello inusitato, flangiata lungo i fianchi e singolarmente poco rumorosa. «Me la sono comperata a marzo in Inghilterra. Sì, sì, è inossidabile, tiene benissimo la pioggia, ha tutte le guarnizioni in neoprene e si mette e si toglie in non più di un quarto d'ora». «E quando pesa?» chiede Enrico. Roberto rise senza imbarazzo. «Già, e qui il punto debole. Sapete bene, si tende all'unificazione. Qui nel mercato comune ci siamo già arrivati, ma laggiù, per quanto riguarda i pesi e le misure, sono sempre indietro di qualche passo. Pesa 6,8 kg. Le mancano solo 200 grammi per essere in regola, ma vedrete che nessuno se ne accorgerà. O magari, tanto per la legalità, mi farò riportare un pochino di piombo qui dietro il collo, dove non si vede. A parte questo, tutti gli spessori sono in ordine. Ad ogni buon conto, mi porto sempre dietro il certificato di origine e il disegno quotato. In questa fenditura, accanto alla targa, vedete? È fatta apposta. È una delle piccole idee che rendono facile la vita. Gli inglesi sono gente pratica». Marta non poté fare a meno di lanciare un'occhiata di sfuggita alla corazza di Enrico. Lui no, poveretto. Non sarebbe mai andato a fare acquisti a Londra. Portava ancora la vecchia armatura in lamiera zincata, dentro la quale, tanti anni prima, lei lo aveva conosciuto. Decorosa, certo, senza un briciolo di ruggine, ma che fatica per la manutenzione. E poi la lubrificazione, non meno di 16 ingrassatori, e guai a saltarne uno o a saltare una domenica, se no strideva come un fantasma di Scozia. E anche guai ad esagerare, altrimenti lasciava il segno su tutte le sedie, come una lumaca. Ma Enrico sembrava che non se ne accorgesse. Diceva di sentircisi affezionato e parlargli di cambiare era un'impresa disperata, anche se, pensava Marta, si trovano adesso degli equipaggiamenti in regola con la legge, pratici, quasi eleganti, e che se li paghi a rate non te ne accorgi neanche. Le ragazze risero e si divertirono un mondo a commentare il racconto di Beth. E poi si rivolsero alla mamma e la pregarono di voler raccontare anche lei qualcosa. La signora Merch riflette alquanto, poi cominciò a dire: «Oggi alla sede dell'associazione, mentre stavo cucendo camici di flanella, pensavo, tutta in pena, al papà e mi chiedevo che cosa avverrebbe di noi se gli dovesse mancarci. Cercavo di scacciare quei pensieri tristi, come se fossero stati una tentazione, ma non ci riuscivo.
Ad un tratto capitò un vecchietto che doveva passare un'ordinazione. Non ricordo di che a chi. Si sedette vicino a me e cominciammo a chiacchierare. «Ha forse qualche figliolo sotto le armi?» gli domandai. «Ne avevo quattro, ma due sono morti. Il terzo è prigioniero, il quarto è stato ferito e si trova all'ospedale, a Washington», mi risposto triste ma calmo. Mi sentii davvero commossa fino alle lacrime. «Signore», gli dissi, «lei ha fatto molto per la patria». «Solo il mio dovere», mi rispose fieramente. «Andrei anch'io al fronte, se fossi in grado di combattere, ma siccome non posso reggere le fatiche di guerra, perché sono troppo vecchio, ho offerto il mio bene più prezioso, i miei figli». Ascoltandolo parlare con tanta coraggiosa rassegnazione, vi confesso che mi sono vergognata di me stessa. Io ho dato come contributo alla guerra una sola persona cara, lui ne ha date quattro, e senza esitazioni. Io ho a casa i miei figlioli che mi aspettano e che sono il sole della mia esistenza, ed egli forse sarà presto chiamato all'ospedale presso il suo figliolo ferito, per dargli l'ultimo addio. In quel momento mi sono sentita così felice, così fortunata, così ricca, così favorita dalla sorte, che ho preparato un pacco di cose che potevano essergli utili e gliele ho offerte con i miei ringraziamenti per l'insegnamento che, senza volerlo, mi aveva dato, povero uomo. «Racconta ancora, mamma!» pregò Joe, dopo un breve silenzio. «Mi piacciono queste storie vere, con la morale, ben inteso, ma senza predica. C'erano una volta quattro sorelle, quattro ragazze che avevano una casa, che avevano cibo, vesti, legna per scaldarsi e buoni libri per coltivare il loro spirito. E avevano degli amici sinceramente affezionati e genitori che li adoravano. Eppure non si ritenevano fortunate e qualche volta si lamentavano della loro sorte. A questo punto le ragazze si scambiarono un'occhiata significativa e subito tornarono ad abbassare la testa sul lavoro. Queste quattro sorelline desideravano tanto essere buone e facevano di continuo propositi bellissimi, ma, chissà come, non riuscivano a mettervi fede. Ah, se ci fosse quest'altro! E dimenticavano di avere già moltissimo e non si rendevano conto di essere molto più fortunate di tante altre persone. Così un giorno decisero di andare a consultare una decrepita donna che aveva fama di grande saggezza e chiederle come avrebbero potuto fare per essere felici. E quella rispose: «Quando vi sentite tristi e infelici, pensate a tutti i doni che vi ha dato la provvidenza e ringraziatela di cuore». Una di loro ebbe occasione di scoprire che il denaro non è una bacchetta magica che risparmi dolori e angosce. La seconda si rese conto che, benché fosse povera, era assai più fortunata di tante altre perché era giovane, sana e allegra, mentre una vecchia signora ricchissima di sua conoscenza non era in grado nemmeno di godersi i suoi soldi. La terza appurò che assai peggio che dover aiutare a preparare il pranzo è non avere per nulla un pranzo e dover elemosinare un pezzo di pane. E la quarta imparò che i gioielli non valgono la pace della coscienza e che è meglio non averne piuttosto che trovarsi in condizioni di avvilimento. Faber studiò la faccia smunta dalle fosse livide di Montag. Che cosa vi ha scosso talmente? In che modo la torcia vi è stata strappata di mano? Non lo so. Abbiamo tutto quanto occorre per essere felici, ma non siamo felici. Manca qualche cosa. Mi sono guardato intorno. La sola cosa che abbia visto mancare positivamente sono i libri che avevo bruciato in questi ultimi 10 o 20 anni. E allora ho pensato che i libri forse avrebbero potuto essere utili. «Voi siete un romantico irrimediabile», disse Faber. «Sarebbe una cosa buffa se non fosse tragica. Non sono i libri che vi mancano, ma alcune delle cose che un tempo erano nei libri. Le stesse cose potrebbero essere diffuse e proiettate da radio e televisori, ma ciò non avviene. No, non sono affatto libri le cose che andate cercando. Prendetele dove ancora potete trovarle, in vecchi dischi, in vecchi film, nei vecchi amici. Cercatele nella natura e cercatele soprattutto in voi stesso. I libri erano soltanto una specie di veicolo, di ricettacolo in cui riponevamo tutte le cose che temevamo di poter dimenticare. Non c'è nulla di magico nei libri. La magia sta solo in ciò che essi dicono, nel modo in cui hanno cucito le pezze dell'universo per mettere insieme così un mantello di cui rivestirci. Naturalmente non potevate sapere tutto ciò, così come non potete ancora comprendere che cosa io intenda precisamente quando dica tutto ciò. Intuitivamente non vi siete sbagliati, ed è questo che conta. Sapete perché libri come questo siano tanto importanti? Perché hanno sostanza. Che cosa significa in questo caso sostanza? Per me significa struttura, tessuto connettivo.
questo libro a pori. Ha caratteristiche sue proprie, un libro che si potrebbe osservare al microscopio. Trovereste che c'è della vita sotto il vetrino, una vita che scorre come una fiumana in infinita profusione. Maggior numero di pori, maggior numero di particolarità della vita per centimetro quadrato avrete su un foglio di carta e sarete letterario. Questa è la mia definizione ad ogni modo. Scoprire le particolarità, particolarità nuove. I buoni scrittori toccano spesso la vita, i mediocri la sfiorano con la mano fuggevole, i cattivi scrittori la sforzano e l'abbandonano. Capite ora perché i libri sono odiati e temuti? Perché rivelano i pori sulla faccia della vita. La gente comoda vuole soltanto facce di luna piena, di cera, facce senza pori, senza peli, inespressive. Viviamo in un tempo in cui i fiori tentano di vivere sui fiori, invece di nutrirsi di buona pioggia e di fertile limonero. Perfino i fuochi artificiali, nonostante tutta la loro eleganza, nascono dalla chimica della terra. Eppure, non so come, riusciamo a credere di poterci evolvere nutrendoci di fiori e di giochi pirotecnici, senza concludere il ciclo del ritorno alla realtà. Conoscete la leggenda di Ercole Anteo, il lottatore gigantesco dalla forza incredibile finché fosse rimasto coi piedi sulla terra? Ma quando Anteo fu tenuto da Ercole, sospeso nel vuoto, senza radici, egli perì facilmente. Se in questa leggenda non c'è un insegnamento per noi di questi tempi, in questa città, oggi, allora vuol dire che sono del tutto pazzo. Insomma, questa è la prima delle cose che ci mancano. Sostanza, tessuto di elementi vitali. Ora, per una bizzarra coincidenza, questo ragionevole timore del pericolo nasceva in me in un momento in cui, da poco, l'idea della morte mi era diventata indifferente. Il timore di non essere più me stesso un tempo mi aveva fatto orrore, e questo ad ogni mio nuovo amore che provavo, per Gilbert, per Albertine, perché non potevo sopportare l'idea che un giorno l'essere che le amava non sarebbe più esistito, il che sarebbe stato una specie di morte. Ma a forza di ripetersi, quel timore si era naturalmente mutato in una calma fiduciosa. Neanche un accidente cerebrale sarebbe stato necessario. I suoi sintomi, da me avvertibili, per un certo senso di vuoto nella testa e per una smemoratezza che mi faceva ritrovare solo per caso ogni cosa, come quando nel mettere in ordine degli oggetti se ne trova uno che si era dimenticato e che anzi si doveva cercare, facevano di me come un tesaurizzatore, la cui cassaforte, rotta, avrebbe lasciato sfuggire a poco le ricchezze. Per qualche tempo esistette in me un io che deplorò di perdere tali ricchezze, e si opponeva a lei, alla memoria. Ma ben presto mi resi conto che la memoria, ritirandosi, portava via anche quell'io. Se allora il pensiero della morte mi aveva, come si è visto, offuscato l'amore, già da un pezzo il ricordo dell'amore mi aiutava a non temere la morte, poiché capivo che morire non era qualcosa di nuovo, ma che, al contrario, fin dall'infanzia, io ero già morto molte volte. Volendo prendere il periodo meno remoto, non avevo tenuto ad Albertine più che alla mia stessa vita. Potevo concepire allora la mia persona senza che vi continuasse il mio amore per lei. Orbene, io non l'amavo più. Ero non più l'essere che l'amava, ma un altro essere che non l'amava. Avevo smesso di amarla quando ero diventato un altro. Ora io non soffrivo d'essere diventato un altro, di non amare più Albertine. E certo, il non avere più un giorno il mio corpo non poteva in nessun modo sembrarmi qualcosa di così triste come mi era sembrato un tempo il fatto che un giorno non avrei più amato Albertine. Eppure come mi era indifferente ora non amarla più. Queste morti successive, così temute dall'io, che dovevano annientare, ma così indifferenti, così dolci una volta accadute, e quando quello che le temeva non c'era più a soffrirne, mi avevano fatto capire da qualche tempo quanto sarebbe stato poco saggio aver paura della morte. Ebbene, proprio adesso che mi era diventata da poco indifferente, cominciavo a temerla di nuovo, sotto un'altra forma, è vero. Non per me, ma per il mio libro, alla cui nascita, almeno per qualche tempo, era indispensabile questa vita insidiata da tanti pericoli. Dice Victor Hugo, «Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent». Occorre che l'erba cresca e che i bambini muoiano.
E io dico che la legge crudele dell'arte è che gli esseri muoiano e che noi stessi moriamo dopo aver esaurito tutte le sofferenze perché cresca l'erba non dell'oblio ma della vita eterna, l'erba folta delle opere feconde sulla quale le future generazioni verranno lietamente, incuranti di chi dorme là sotto, a fare le loro colazioni sull'erba. Dall'Odissea di Omero, l'addio di Ulisse a Calipso. Ora, poiché furono sazi di cibi e bevande, Calipso, diva regina, prima parlò e disse queste parole. Figlio divin di Laerte, dal senno molteplice, Ulisse, dunque davvero tu vuoi tornare alla casa di Letta, alla tua patria terra? Sta bene, ricevi l'addio. Ma se però tu potessi veder quanti e quali travagli prima di giungere al suolo natale a te serba il destino, qui rimarresti con me, diverresti immortale e casa tua questa caverna sarebbe, per quanto vedere tu brami la sposa tua, che sempre la cerchi di notte e di giorno, ch'io mi lusingo non esser da meno di lei, né di viso né di persona. Possibile non è che una donna mortale con le immortali dee rivaleggi di forma ed aspetto. E l'accoratissimo Ulisse rispose con tali parole. Dea veneranda, a dirarti così contro me non ti piaccia. So bene anch'io tutto quello che dici, di quanto la cede di fronte a te di statura, di forme, Penelope scaltra, che ella è mortale. Ed immune tu sei da vecchiezza e da morte. Ma pure, essendo così, notte e giorno io desidero e bramo tornare alla mia casa, vedere quel dì che io ritorne, e che se qualcun degli dei mi colpisce sugli ebbri marosi, saldo il mio petto sarà, poiché l'anima è avvezza ai cordogli. Molto già patito. Tra le zuffe e tra i vortici. Molto ho sopportato già. Venga pure il novello travaglio, disse, ed il sole si immerse nel mare e la tenebra scese. E nei recessi del concavo spego il mortale e la diva si ritirarono e presso l'un l'altro gioirono d'amore. Bonifazio VIII. Non amo giochi di parole, Pier Celestino, anch'io li detesto. Cerchiamo dunque, se non di convincerci, almeno di capirci. Quando parliamo della realtà di cui bisogna tener conto, voi vi riferite alle istituzioni e al potere, io alle anime. Vi prego di correggermi se mi sbaglio. Bonifazio VIII, sussiste una separazione così netta? Le anime non dipendono dalle istituzioni, Pier Celestino, né possono dipendere, ma il compito del cristianesimo è di affrancarle con la verità. Dio ha creato le anime, non le istituzioni. Le anime sono immortali, non le istituzioni, non i regni, non gli eserciti, non le chiese, non le nazioni. Il Papa, sfiduciato, fa un gesto di rinuncia a replicare. Dopo una breve pausa, Pier Celestino prosegue. Santità, se voi vi affacciate a quella finestra, vedrete sulla scalinata della cattedrale una vecchietta cenciosa, una mendicante, un essere di nessun conto nella vita di questo mondo, che sta lì dalla mattina alla sera. Ma tra un milione di anni o tra mille milioni di anni, la sua anima esisterà ancora. Perché Dio l'ha creata immortale. Mentre il regno di Napoli, quello di Francia, quello d'Inghilterra, tutti gli altri regni, con i loro eserciti, i loro tribunali, le loro fanfare e il resto, saranno tornati nel nulla. Bonifazio VIII, il vostro esempio mi fa ridere, Pier Celestino. Non potrebbe darsi che la salvezza o dannazione di quell'animuccia che vi sta tanto a cuore dipenda dall'assistenza che in questo mondo riceve da qualche istituzione benefica? Pier Celestino.
No, se permettete che vi contraddica, essa dipende solo dalla misericordia di Dio. Una elemosina, per campare di stenti, essa la potrebbe ricevere anche da un'istituzione non cristiana. Il cristianesimo, voi lo sapete meglio di me, è qualcosa di più della beneficenza. Esso esige l'amore della carità, l'amore dei nemici. Bonifazio VIII, eccetera, eccetera, cosa che ben conosciamo. Ma perché non volete ammettere che sarebbe assurdo fare di quei comandamenti eroici una regola di governo? Pier Celestino, ne convengo, Santità, come regola di governo sarebbe assurdo. Se però il cristianesimo viene spogliato delle sue cosiddette assurdità per renderlo gradito al mondo, così com'è e adatto all'esercizio del potere, cosa ne rimane? Voi sapete che la ragionevolezza, il buon senso, le virtù naturali esistevano già prima di Cristo e si trovano anche ora presso molti non cristiani. Che cosa Cristo ci ha portato di più? Appunto, alcune apparenti assurdità. Ci ha detto: amate la povertà, amate gli umiliati e offesi, amate i vostri nemici, non preoccupatevi del potere, della carriera, degli onori, sono cose effimere, indegne di anime immortali. Per Pasqua, infatti, avevo l'abitudine di nasconderti le uova colorate nel giardino. Per Natale, invece delle uova, tu nascondevi le pecorelle. Quando io non vedevo, tu ne prendevi una dal gregge e la mettevi nei luoghi più impensati. Poi mi raggiungevi dov'ero e cominciavi a belare con voce disperata. Allora iniziava la ricerca. Lasciavo ciò che stavo facendo e con te dietro, che ridevi e belavi, giravo per la casa dicendo: «Dove sei, pecorella smarrita? Fatti trovare che ti porto in salvo!» «E adesso, pecorella, dove sei?» «Sei laggiù adesso, mentre scrivo, tra i coyote e i cactus. Quando starai leggendo, con ogni probabilità, sarai qui e le mie cose saranno già in soffitta. Le mie parole ti avranno portato in salvo? Non ho questa presunzione. Forse soltanto ti avranno irritata. Avranno confermato l'idea già pessima che avevi di me prima di partire. Forse potrai capirmi soltanto quando sarai più grande. Potrai capirmi se avrai compiuto quel percorso misterioso che dall'intransigenza conduce alla pietà. Pietà, vada bene, non pena. Se proverai pena, scenderò come quegli spiritelli malefici e ti farò un mucchio di dispetti. Farò la stessa cosa se invece di umile sarai modesta, se ti ubriacherai di chiacchiere vuote invece di stare zitta. Esploderanno lampadine, i piatti voleranno giù dalle mensole, le mutande finiranno sul lampadario. Dall'alba a notte fonda, non ti lascerò in pace un solo istante. Invece non è vero. Non farò niente. Se da qualche parte sarò, se avrò modo di vederti, sarò soltanto triste, come sono triste tutte le volte che vedo una vita buttata via, una vita in cui il cammino dell'amore non è riuscito a compiersi. Abbi cura di te. Ogni volta in cui crescendo avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste, ricordati che la prima rivoluzione da fare è quella dentro se stessi. La prima e la più importante. Lottare per un'idea senza avere un'idea di sé è una delle cose più pericolose che si possa fare. Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, pensa agli alberi. Ricordati del loro modo di crescere. Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene sradicato al primo colpo di vento, mentre un albero con molte radici e poca chioma, la linfa scorre a stento. Radici e chioma devono crescere in egual misura. Devi stare nelle cose e sopra. Solo così potrai offrire ombra e riparo. Solo così, alla stagione giusta, potrai coprirti di fiori e di frutti.
e quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. Stai ferma in silenzio e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e vai dove lui ti porta. Quella notte la sognai. Vagava sperduta tra le onde, attratta dalle luci della fortezza. Ma quando si avvicinava, gli scogli aguzzi del fondo le laceravano il ventre. Lanciava spruzzi d'acqua dallo sfiatatoio, alti come palazzi. Ma il suo Dux l'aveva abbandonata e nessuno veniva a liberarla. Mi svegliai piangendo. «È morta Plautilla», disse mio padre. «Non possiamo fare niente per lei». «Voglio vederla», lo supplicai. «Portatemi a vederla, signor padre. Non tornerà più, non ce ne sarà mai un'altra». «Volevo andarci anch'io, Plautilla, e ti avrei portata con me», mi assicurò lui. «Ma ormai è tardi, non si può». Il tanfo della putrefazione ammorba l'aria fino a Civitavecchia. «Bisogna aspettare che la natura faccia il suo corso». Per consolarmi, prese un foglio, afferrò la penna, la intinse nell'inchiostro di seppia e disegnò la balena per me, con la bocca aperta, in una specie di sorriso, felice nell'acqua bassa del Tirreno. Una balena inventata, da favola, perché quella vera mio padre la conobbe solo quando Bernardino Radi, che soprintendeva le fabbriche di Civitavecchia e andò a vederla subito dopo lo spiaggiamento, incise il disegno che aveva fatto, vendendolo in tutte le librerie di Roma. «Ma quando non puzzerà più, mi ci porterete, signor padre?» Lo pregavo. Mio padre annuì distrattamente. 4 giorni dopo l'avvistamento, con una rapidità indiavolata, aveva scritto la relazione della balena. In poche ore l'aveva mandata in stampa e l'indomani già era in vendita alla bottega del libraio di Bologna, a Borgo Vecchio, di fronte al Cavalletto. La tiratura era andata esaurita. Le copie erano circolate per tutta Roma, passando di mano in mano nelle osterie, e molti si erano complimentati con lui per la vivacità della descrizione. La balena già non gli interessava più. Mio padre preferiva ciò che non è ancora accaduto. La balena di Santa Severa mi ha ossessionato per anni. Non so perché quella creatura spersa, fantastica e solitaria, mi abbia turbato tanto. Carezzavo il dente ormai secco sullo scrittoio e piangevo pensando alla regina del mare che si disfaceva sugli scogli. Mia madre mi prendeva in giro. «Cuore mio», rideva, «conserva le lacrime che ti serviranno». A primavera, però, mio padre s'accordò coi frati di Santo Spirito e mi permise di accompagnarlo. La carrozza era stipata e mi sono dovuta accoccolare sulle sue ginocchia. Siamo usciti da Roma attraverso Porta San Pancrazio. Col naso premuto contro il vetro dell'abitacolo, guardavo sorpresa le dozzine di trabiccoli e carretti di ortolani ricolmi di ceste di piselli, lattuga e carciofi dalla testa violetta, che attendevano di entrare in città. Si tolsero umilmente il cappello al nostro passaggio. Lettere a Lucilio di Seneca, libro primo. Comportati così, Lucilio mio. Rivendica il tuo diritto su te stesso e il tempo che fino ad oggi ti veniva portato via, o carpito, o andava perduto, raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che è proprio così come ti scrivo. Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo per negligenza. Pensaci bene, nella nostra esistenza buona parte si dilegua nel fare il male,
la maggior parte nel non fare niente e tutta quanta nell'agire diversamente dal dovuto. Puoi indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, che capisca di morire ogni giorno? Ecco il nostro errore. Vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle. Appartiene la morte la vita passata. Dunque, Lucilio caro, fai quel che mi scrivi. Metti a frutto ogni minuto. Sarai meno schiavo del futuro se ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l'altro, la vita se ne va. Niente ci appartiene, Lucilio, solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e labile. Chiunque voglia può privarcene. Gli uomini sono tanto sciocchi che si ottengono beni insignificanti, di nessun valore e, in ogni caso compensabili, accettano che vengono loro messi in conto. E invece nessuno pensa di dovere niente per il tempo che ha ricevuto, quando è proprio l'unica cosa che neppure una persona riconoscente può restituire. Ti chiederai forse come mi comporto io che ti do questi consigli. Te lo dirò francamente, tengo il conto delle mie spese da persona prodiga, ma attenta. Non posso dire che non perdo niente, ma posso dire che cosa perdo e perché e come. Sono in grado di riferirti le ragioni della mia povertà. Purtroppo mi accade, come alla maggior parte di quegli uomini caduti in miseria, non per colpa loro. Tutti sono pronti a scusarli, nessuno a dar loro una mano. E allora, una persona alla quale basta quel poco che le rimane, non la stimo povera, ma è meglio che tu conservi tutti i tuoi averi e comincerai in tempo utile. Perché, come dice un vecchio adagio, è troppo tardi per essere sobri quando ormai si è al fondo. Al fondo non resta solo la parte più piccola, ma anche la meno buona. Stammi bene, Lucilio. La storia dell'utopia è in definitiva la contropartita della storia ufficiale della Chiesa e dei suoi compromessi col mondo. Non per nulla la Chiesa, da quando si fondò giuridicamente e si sistemò col suo apparato dogmatico ed ecclesiastico, ha considerato sempre con sospetto ogni respiscenza del mito. Dal momento che la Chiesa presentò se stessa come il regno, cioè da Sant'Agostino, essa ha cercato di reprimere ogni movimento con tendenza a promuovere un ritorno alla credenza primitiva. L'utopia è il suo rimorso. L'avventura di Celestino si svolse per un lungo tratto nell'illusione che le due diverse vie di seguire Cristo si potessero ravvicinare e unire, ma, costretto a scegliere, non esitò. Quella dolorosa lacerazione della cristianità ebbe origine dal fatto fondamentale che il regno di Dio, annunziato da Cristo come imminente, non si era avverato. Nondimeno alcune sue significative parabole, un'esplicita invocazione del Pater Noster, ripetuti avvertimenti ai seguaci lo confermavano. I chiari riferimenti del Vangelo furono in seguito spiegati dai dottori della Chiesa in modo consono alla nuova situazione. Il loro senso primitivo non fu però dimenticato da tutti ed è sopravvissuto ai margini della Chiesa e talvolta contro di essa. In una sfera ben diversa è capitato al marxismo qualcosa di simile. Il manifesto del Partito Comunista del 1848 aveva annunziato come imminente la rivoluzione proletaria. Marx non aveva previsto che lo sfruttamento delle colonie, iniziato su vasta scala soltanto verso la fine del secolo scorso, avrebbe offerto ai grandi paesi industriali nuove risorse e nuovi mercati. Il movimento operaio ripiegò di conseguenza, nella sua maggior parte, sulle posizioni socialdemocratiche della Seconda Internazionale. Se l'utopia non si è spenta, né in religione né in politica, è perché essa risponde a un bisogno profondamente radicato dell'uomo. Vi è nella coscienza dell'uomo un'inquietudine che nessuna riforma e nessun benessere materiale potranno mai placare. La storia dell'utopia è perciò la storia di una sempre delusa speranza, ma di una speranza tenace. Nessuna critica razionale può sradicarla ed è importante saperla riconoscere anche sotto connotati diversi. La geologia abruzzese offre in proposito un'analogia a cui non attribuisco altra importanza che didascalica. Durante molti secoli si riteneva che l'Aterno e il Pescara fossero due fiumi diversi, solo perché l'Aterno a un certo punto si inabissa sotto una montagna e il Pescara nasce a distanza, in apparenza per conto suo.
Quando finalmente sorse il dubbio, questo venne facilmente chiarito, versando nel laterno una certa quantità di materia colorante che riapparve regolarmente nella pseudosorgente del Pescara. Per stabilire la continuità storica di una tendenza dello spirito, bisogna ovviamente affidarsi a una ricerca meno grossolana, ma per essere più fruttifera, questa non deve rivolgersi all'ideologia, bensì al contenuto morale. A mio parere, le ideologie non meritano che raramente l'importanza che a esse si attribuisce. Il più delle volte sono maschere, alibi, ornamenti. Comunque, la spiritualità di un serio movimento di popolo non si esaurisce mai nell'ideologia e chiunque voglia farsene una chiara nozione non deve limitarsi a osservare le sue insegne. Chi accetta questo criterio non troverà blasfema l'affermazione, ad esempio, che gli uomini, i quali una volta dicevano no alla società e andavano nei conventi, adesso il più sovente finiscono fra i fautori della rivoluzione sociale, anche se in seguito essi rinnegano o credono di rinnegare la spinta di origine. Non esito ad attribuire ai ribelli il merito di una più vicina fedeltà a Cristo. Era piacevolissimo. Quando restavo in città fino a sera, lanciassi nella notte, specialmente se il tempo era buio e tempestoso, e da qualche brillante salotto del villaggio o da qualche biblioteca alzare le vele con un sacco di farina di segala o di gran turco sulle spalle verso il mio porto tranquillo in mezzo ai boschi, dopo aver chiuso tutto in coperta ed essermi ritirato sotto coperta con una gioiosa ciurma di pensieri, lasciando fuori solo il mio uomo esterno al timone, o persino legando il timone quando veleggiavo senza intoppi. Avevo molti allegri pensieri presso il fuoco in cabina mentre veleggiavo. È più buio di quanto si crede nei boschi, persino nelle notti normali. Spesso dovevo alzare lo sguardo alle zone di cielo tra le cime degli alberi, sopra il sentiero, per sapere dove mi trovavo. E dove non c'era il sentiero carraio, dovevo cercare con i piedi la leggera traccia che avevo lasciato le altre volte che ero passato. Oppure dovevo guidarmi con certi alberi che conoscevo e sentivo con le mani, per esempio passando tra due pini a non più di 18 pollici di distanza l'uno dall'altro, in mezzo ai boschi, invariabilmente, nella notte più fonda. Perdersi nei boschi, in qualsiasi momento, è un'esperienza sorprendente e memorabile, e insieme preziosa. Spesso, anche di giorno, durante una tempesta di neve, può accadere di arrivare a una strada ben nota e però di non riuscire a sapere da che parte si trovi il villaggio. Sebbene si sappia che per quella strada si è passati un migliaio di volte, non si riesce a riconoscere in essa nulla di familiare ed essa appare altrettanto strana di una strada della Siberia. Naturalmente la perplessità è di notte infinitamente più grande. Nelle nostre passeggiate più banali stiamo sempre virando, seppur inconsciamente, come piloti diretti da certi fari e da certi promontori. E se andiamo oltre la nostra rotta abituale, ancora portiamo nella memoria il profilo di qualche capo là vicino. È solo quando ci siamo completamente perduti o abbiamo fatto un giro vizioso, che in questo momento a un uomo basta solo far fare un giro vizioso a occhi chiusi perché si perda, che apprezziamo la vastità e la singolarità della natura. Ogni uomo deve imparare da capo le direzioni della bussola, ogni volta che si risveglia sia dal sonno che da qualsiasi astrazione. Solo quando ci siamo perduti, in altre parole, solo quando abbiamo perduto il mondo, cominciamo a trovare noi stessi e a capire dove siamo e l'infinita ampiezza delle nostre relazioni. Sono nata il 9 gennaio 1908, alle 4 del mattino, in una stanza dai mobili laccati in bianco che dava sul boulevard Raspail. Nelle foto di famiglia fatte l'estate successiva si vedono alcune giovani signore con lunghe gonne e cappelli impennacchiati di piume di struzzo e dei signori in Panama che sorridono al neonato. Sono io. Mio padre aveva 30 anni, mia madre 21 e io ero la loro primogenita. Volto una pagina dell'album, la mamma tiene in braccio un neonato che non sono io. Io porto una gonna pieghettata e un berretto.
Ho 2 anni e mezzo e mia sorella è appena nata. A quanto pare io ne fui gelosa, ma per poco. Per quanto lontano riesco a spingere la memoria, ero fiera di essere la più grande, la primogenita. Mascherata da cappuccetto rosso con la focaccia e il burro nel panierino, mi sentivo più interessante ad una lattante chiusa nella sua culla. Io avevo una sorellina, ma lei non aveva me. Dei miei primi anni non ritrovo che un'impressione confusa, qualcosa di rosso e di nero e di caldo. L'appartamento era rosso, rossa la moquette, la sala da pranzo Enrico II e le tende di velluto nello studio di papà. I mobili di quella stanza sacra erano in pelo scurito. Io mi accovacciavo entro la nicchia sotto la scrivania e mi avvoltolavo nelle tenebre. Era scuro, era caldo. È così che passai la mia primissima infanzia. Guardavo, palpavo, prendevo il mondo a riparo. La sicurezza quotidiana la dovetti a Luis. Era lei che mi vestiva al mattino, mi spogliava la sera e dormiva con me nella stessa stanza. Giovane, senza bellezza, senza mistero, poiché ella non esisteva, o almeno così credevo, che per vegliare su mia sorella e su me. Non alzava mai la voce, non mi rimproverava mai senza ragione. Il suo sguardo tranquillo mi proteggeva, mentre cullavo la mia bambola biondina, scesa dal cielo una notte di Natale, con la valigia contenente il suo corredo. Verso sera, Luis si sedeva accanto a me e mi raccontava delle storie. La sua presenza mi era necessaria e mi pareva naturale quanto la terra su cui posavo i piedi. Protetta, vezzeggiata, divertita dall'incessante novità delle cose, era una bambina molto allegra. Pure c'era qualcosa che non andava, poiché a volte ero assalita da crisi furibonde che mi gettavano a terra convulsa e violacea. Ho 3 anni e mezzo e pranziamo nella terrazza assolata di un grande albergo. Mi danno una prugna rossa e comincio a pelarla. «No!» dice la mamma, e io mi getto sul pavimento urlando. Urlo per tutto il boulevard Raspail, finché Luis non mi ha trascinato via dal giardinetto Busicò, dove facevo le formine. In quei momenti non mi raggiungevano né gli occhiacci della mamma, né la voce severa di Luis, né gli interventi straordinari di papà. Urlavo così forte e così a lungo che a Lussemburgo, a volte, mi preso per una bambina maltrattata. «Povera piccola», disse una signora, porgendomi un bonbon. La ringraziai con un calcio. Questo episodio fece un gran chiasso. Una zia obesa e baffuta lo raccontò nella Poupée Modèle. Attraverso il racconto che mi lesse Luis, mi sentivo un personaggio. A poco, tuttavia, fui presa dall'imbarazzo. La povera Luis spesso piangeva amaramente, rimpiangendo le sue pecorelle, aveva scritto mia zia. Luis non piangeva mai, non aveva mai posseduto pecore, mi voleva bene. E poi, come si può fare il confronto tra una bambina e le pecore? Da quel giorno sospettai che tra la letteratura e la verità il rapporto doveva essere piuttosto incerto. È vero che in ripetute occasioni avete intrattenuto volontariamente rapporti sessuali con Agostino Tassi? La stanza divenne soffocante. Trattenni il respiro. L'assistente diede un giro di vite. Irrigidì tutti i muscoli. La corda mi morse la carne. Anelli di fuoco. Il sangue zampillò. Com'era possibile che papà lo permettesse? Non mi aveva detto che ci sarebbe stato sangue. Inspirai tenendo i denti serrati. Questo era il processo ad Agostino, non a me. Come fermarli? Dire la verità. Non volontariamente. Agostino Tassi mi ha disonorato, mi ha stuprato e ha violato la mia verginità. Quando accadde? L'anno scorso, poco dopo Pasqua. Se una donna subisce uno stupro, deve aver fatto qualche gesto d'invito. Che stavate facendo? Dipingendo, nella mia camera da letto. Strinsi forte gli occhi per far uscire le parole. Stavo dipingendo la nostra fantesca Tuzia e suo figlio, come modelli per una Madonna col bambino. Lo fece entrare lei. Mio padre era andato via, lei conosceva Agostino, era un amico di mio padre. Mio padre lo aveva ingaggiato per insegnarmi la prospettiva. «Perché non avete gridato? Non potei!» mi premette un fazzoletto sulla bocca. «Non avete provato a fermarlo? Gli ho tirati i capelli e gli ho graffiato il viso e... il membro. Gli tirai perfino un pugnale. Una donna virtuosa tiene un pugnale in camera da letto? La testa mi si stava per spaccare in due. Una donna minacciata lo fa. E dopo quell'occasione? Tornò di nuovo. Fu Tuzia che lo fece entrare. Mi si gettò addosso e
mi penetrò. Rivoli di sudore mi scivolavano tra i seni. Avete opposto resistenza? Lo graffiai e lo respinsi. Avete sempre opposto resistenza? Cercai il viso di Agostino. Era immobile come un dipinto. Di qualcosa! Non più tardi di 2 mesi prima mi aveva detto che mi amava. Agostino, lo supplicai, non lasciare che mi facciano questo. Abbassò lo sguardo e si pulì lo sporco dalle unghie. Il luogotenente si rivolse ad Agostino. Volete ritrarre la vostra dichiarazione di innocenza? La faccia di Agostino, dai tratti decisi, divenne fredda e brutta. Non volevo supplicare, non lui. Santa Maria, pregai, non fare che debba supplicarlo. No, rispose. È una puttana, esattamente come sua madre. Capitolo VI. Fortunata, davvero fortunata. Quella sera i gatti si stupirono che la gabbianella non venisse a mangiare il suo piatto preferito, i calamari che il segretario trafugava nella cucina del ristorante. Molto preoccupati la cercarono e fu Zorba a trovarla, triste e avvilita fra gli animali imbalsamati. «Non hai fame, fortunata? Ci sono i calamari», spiegò Zorba. La gabbianella non aprì becco. «Ti senti male?» insisté preoccupato Zorba. «Sei malata?» «Vuoi che mangi per farmi ingrassare?» domandò lei senza guardarlo. «Perché tu cresca sana e forte», rispose Zorba. «E quando sarò grassa inviterai i topi a mangiarmi?» stridette con il luccicone agli occhi. «Da dove tiri fuori queste sciocchezze?» miagolò deciso Zorba. Lì lì per scoppiare a piangere, Fortunata gli riferì tutto quello che Mattia le aveva strillato. Zorba le leccò le lacrime e all'improvviso si sentì miagolare come non aveva mai fatto prima. «Sei una gabbiana. Su questo lo scimpanzé ha ragione, ma solo su questo. Ti vogliamo tutti bene, Fortunata, e ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una bella gabbiana. Non ti abbiamo contraddetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri un gatto, perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita dall'uovo, ti abbiamo dato tutto il nostro affetto senza alcuna intenzione di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia, ed è bene che tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio. Abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso. È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile e tu ci hai aiutato a farlo. Sei una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana. Devi volare. Quando ci riuscirai, fortunata, ti assicuro che sarai felice e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi, più belli, perché sarà l'affetto tra esseri completamente diversi. Volare mi fa paura, stridette Fortunata alzandosi. Quando succederà, io sarò accanto a te, miagolò Zorba leccandole la testa. L'ho promesso a tua madre. La gabbianella e il gatto nero grande e grosso iniziarono a camminare. Lui le leccava teneramente la testa e lei gli copriva il dorso con una delle sue ali tese. E ora capivo che cos'è la vecchiaia. La vecchiaia che di tutti i fatti reali è forse quello di cui conserviamo più a lungo nel corso della nostra vita un concetto puramente astratto. Guardando i calendari, mettendo la data alle nostre lettere, vedendo sposarsi i nostri amici, i figli dei nostri amici, senza capire
sia per paura, sia per pigrizia, che cosa significhi ciò? Fino al giorno in cui scorgiamo un profilo sconosciuto come quello del signor d'Argencourt, da cui apprendiamo che la nostra vita si svolge ormai in un mondo nuovo. Fino al giorno in cui il nipote di una delle nostre amiche, giovanotto che istintivamente tratteremo da compagno, sorride, come se ci prendessimo gioco di lui, noi che gli siamo apparsi nonni. Comprendevo che cosa significassero la morte, l'amore, i godimenti dello spirito, l'utilità del dolore, la vocazione. Poiché se i nomi avevano per me perduto qualcosa della loro individualità, le parole mi rivelavano intero il loro senso. La bellezza delle immagini è situata dietro agli oggetti, quella delle idee davanti. Di modo che la prima cessa di farci meravigliare appena le abbiamo raggiunti, ma la seconda possiamo comprenderla solo quando le abbiamo sorpassati. Certamente la crudele scoperta da me fatta orora sarebbe potuta solo essermi utile per quanto concerneva la materia stessa del mio libro. Avendo deciso che essa non poteva essere costituita soltanto da impressioni veramente piene, quelle che sono fuori del tempo, tra le verità entro le quali contavo di incastonarle, quelle che si riferiscono al tempo in cui vivono e cambiano gli uomini, i gruppi sociali, le nazioni, avrebbero tenuto un posto importante. Non mi sarei curato soltanto di far posto alle alterazioni che subisce l'aspetto esteriore degli esseri e di cui avevo nuovi esempi ogni minuto, poiché, pur seguitando a pensare alla mia opera ormai avviata in modo abbastanza definitivo da non lasciarsi fermare da distrazioni passeggere, continuavo a salutare le persone e a conversare con loro. Del resto, l'invecchiamento non si notava in tutte in modo analogo. Ebbi la sorpresa di conversare con uomini e donne che in passato erano insopportabili e che ora avevano perduto quasi del tutto i loro difetti, come se la vita, deludendone o appagandone i desideri, li avesse liberati dalla presunzione o dalla amarezza. Un ricco matrimonio, tale da non rendere più necessaria la lotta o l'ostentazione, l'influsso della moglie, la conoscenza lentamente acquisita di valori diversi da quelli in cui si limita a credere una gioventù frivola, avevano consentito loro una distensione del loro carattere e dimostrare le loro buone qualità. Invecchiando, pareva avessero acquistato una personalità nuova, come quegli alberi di cui l'autunno, mutando i colori, sembra trasformare l'essenza. In loro, la personalità della vecchiaia si manifestava veramente, ma come una cosa morale. Avevo sempre considerato il nostro essere individuale come una serie di io giustapposti, ma distinti, che morrebbero l'uno dopo l'altro o che anche si alternerebbero, come quelli che in me, a Combray, si scambiavano il posto allo scendere della notte. Ma avevo egualmente osservato che le cellule morali che compongono un essere sono più durature di esso. Un uomo solo e un mare immenso. E la faccenda potrebbe anche andare bene così, con ogni cosa al suo posto. Niente di più facile. Un uomo solo e un mare immenso. Stop. E invece no. Non se l'uomo solo sta lì a guardare quel mare immenso. Perché a volte può bastare soltanto uno sguardo per riempirti la testa di pensieri e di strane idee. Però potrebbe anche andar bene così, certo, con l'uomo solo a guardare quel mare immenso. Stop. E invece no. Non se nella testa di quell'uomo, persa fra le pieghe dei suoi pensieri, si annida una speranza, e se quel mare gli si srotola davanti come una pagina illeggibile. E a questo punto che le cose si complicano. Sempre. Che a pensarci bene è un fatto che ha dell'incredibile. Insomma, hai due elementi messi lì, perfetti, ognuno chiuso in se stesso. Basterebbe che restassero immobili per non sfibrare quel sottile filo di bellezza che li avvicina senza farli mai toccare. E invece quelli non ne vogliono sapere di restare lì, al loro posto, e iniziano a impiastricciarsi l'un l'altro, come per dispetto. Ed è incredibile come a volte si possa buttare tutto all'aria così, per uno stupido sguardo, e che questo accada sempre,
non soltanto per quell'uomo solo e quel mare immenso, ma per tutte le cose della vita. Un continuo ingarbugliarsi a vicenda, un infinito e vicendevole mischiarsi. Le cose dovrebbero restare al proprio posto, diceva sempre Ned Bundy, che per la cronaca è quell'uomo solo che guarda quel mare immenso, turbato dai mille pensieri e le strane idee che un semplice sguardo può portarsi dietro. Soltanto due volte in tutta la sua vita Ned Bundy si era mischiato ad altre cose per colpa di uno stupido sguardo. La prima volta era stata su una nave. Ogni volta che la ricordava, pensava alla parola bellissima. Ma la pensava in un modo tutto suo, bellissima, come fosse un soffio, sospeso, riferendosi tra l'altro non alla nave, ma alla donna che vi aveva incontrato sopra. Quando Ned Bundy scese da quella nave, da quella notte, da quel suo sguardo su di lei e da quel corpo caldo su di lui, portò via con sé soltanto due cose: la certezza che non l'avrebbe più rivista e la convinzione di averle lasciato come unico ricordo il rumore del mare di quella notte insieme. In entrambi i casi, però, si sbagliava. A volte uno ci prova a indirizzare il proprio destino, organizzarlo, ma quello non ci sta e può mandarti tutto all'aria in un attimo. E quell'attimo, per Ned Bundy, coincise con un bussare forte alla porta, circa un anno dopo. Fate finta che ci sia una tenda, ma molto molto più grande, ok? I tre ragazzini si erano riuniti ai piedi della collina, dietro il bosco. Si stringevano nei loro cappotti per il freddo che arrivava dal mare. Quando grande? Tipo la locanda. Don e Mune si concentrarono per immaginarsela. Poi annuirono, facendo cenno d'aver capito. Bene, ora fate finta che sotto ci sia moltissima aria calda. Quanta aria calda? Tipo tutta l'aria che hai respirato in un mese. Doan e Mune si concentrarono per immaginare tutta l'aria che respiravano in un mese. Poi fecero cenno d'aver capito. Bene, in questo modo la tenda si solleva in aria e si può volare, chiaro? Doan e Mune si concentrarono per immaginare la tenda grande come la locanda, sollevata da tutta l'aria che respiravano in un mese. Ma nessuno dei due fece cenno d'aver capito. «Posso fare una domanda?» «Dimmi, Doan», disse Wimple sfiduciato. «Ma quanta zuppa, Beaton, bisogna cucinare per sollevare una tenda così grande?» «Doan, te l'ho già detto, la zuppa non c'entra, ci vuole l'aria calda», sbottò Wimple. Doan si grattò la testa, mentre Mune al suo fianco si arricciava i capelli. «Non avete capito neanche stavolta?» «Un po' più di prima», disse Mune. «Già», ribadì Doan, «ma magari se ce lo rispieghi andrà meglio». «Doan, è la terza volta che ve lo spiego». «Ma è difficile, Wimple, non puoi usare il modellino». «Non ancora, dobbiamo essere tutti». Doan si riferiva alla palla di stoffa che gli aveva mostrato Wimple e che aveva un'apertura sul basso. Wimple, intanto, si era messa a raccogliere altri ramoscelli con cui ravvivare il piccolo fuoco. «Ma quando arriva questa persona? È un'ora che aspettiamo!» «Tra pochi passi», disse Wimple, sorridendo. Don e Mune si voltarono e dall'andatura riconobbero Krishel di ritorno dal mare. Quando fu più vicino, Wimple lo chiamò e lo invitò a sedersi con loro per godersi di quella meraviglia. Wimple avvicinò la palla sopra il fuoco. Stette così qualche istante, aspettando che si riempisse di aria calda, fino a quando, come animata, la palla si mosse, scivolandogli via dalle mani, verso l'alto. Wimple, Krishel, Ben Mune e Don la videro danzare nell'aria, sopra le loro teste. «Urca!» disse Don. «Porca truzza!» aggiunse Krishel. Rimasero impalati con le bocche spalancate a guardare in su, senza fiatare, come se ogni respiro potesse influire sulla rotta di quel sogno in volo. Una piccola palla di stoffa, tirata da chissà quale filo invisibile.
da chissà quale mano nascosta, dietro chissà quale stella che richiama a sé ciò che gli appartiene. Perché cose così splendide appartengono soltanto al cielo. «Krishab», disse Vimpil, «possiamo farne una tanto grande da portarci via?» La piazza si fece deserta, poi ancora si rianimò. Presi la strada opposta all'accampamento e il sentiero che portava al boschetto di Eucalyptus. Il dottore era seduto nella sua sedia a sdraio e poco distante il soldato si preparava ad andarsene. Quando mi accostai, il dottore si volse ma rispose stancamente al mio saluto. Non si mostrò affatto lieto di vedermi e né io mi aspettavo diversa accoglienza. Lo conoscevo per fama. Era uno di quei pigri che amano la solitudine e sanno difenderla. Si era messo lì lontano da tutti perché l'Africa gli aveva sviluppato un solo timore, quello di essere disturbato. Sfidava ogni pericolo pur di alimentare la sua dolcissima noia. Leggeva giornali vecchi di un mese, forse non aspettava nemmeno il giorno del ritorno. Tutto doveva essergli indifferente. La mia visita invece lo preoccupava. Non sarebbe stato molto il tempo di sapere e di chiedergli un libro, ma bisognava trovare un pretesto. Quando mi consegnò il tubetto di aspirina, disse che avrei dovuto chiederlo all'infermiera del mio reparto. Gli risposi che il mio reparto non era in quella zona e poiché taceva sempre, guardando il giornale, già pentito di avermi offerto un motivo di conversazione, aggiunsi: «Il mio reparto è oltre Gondar, dovrei camminare una settimana», e feci seguire una risatina. Non gliene importava nulla, voleva essere lasciato in pace e io dovevo parlare. «Posso sedermi?» chiesi. Non rispose, accennò ad uno sgabello che dovetti liberare dalle cianfrusaglie che lo occupavano. Ancora lo stesso disordine della prima volta, se si toglie la motocicletta ormai a posto, mancavano solo le ruote. «Permetta che mi presenti», e dissi un nome a caso, ma egli non intese ugualmente e pensai che era proprio l'uomo che cercavo, però dovevo trovare un pretesto. Prima di andarsene, il soldato venne ciondoloni a chiedere al dottore se aveva bisogno di nulla. Il dottore fece un gesto per dire di no e invece cominciò un lungo e minuzioso discorso che il soldato doveva ormai conoscere a memoria, commissioni da fare, certe lettere da imbucare, chiedere questo al comando e quello all'ospedale. E ricominciava sempre da capo, spiegando con calma, incarbugliandosi, contraddicendosi, e il soldato lì stava lì a due passi, facendo disegno di sì con la testa, ma non avrebbe fatto nulla. Infine il dottore lo salutò seccamente e si rimise a leggere il giornale. «Sarei riuscito a rompere il silenzio?» «Si sta bene qui», dissi. Rispose che si stava bene, ripeteva le mie parole, annoiato di doverne cercare altre. Se non trovavo un argomento, la conversazione sarebbe caduta. Dovevo trovare un argomento. «Qui si potrebbe dipingere», dissi, non rispose. «O si potrebbe anche scrivere, è un luogo ideale». Guardava il suo foglio senza nemmeno sollevare gli occhi verso di me quando gli dissi: «Immagino che lei non ami la caccia». Rispose un secco no, che voleva essere la recisa conclusione del dialogo. Ma non potevo andarmene. «Lei è il primario dell'ospedale?» chiesi. Non ottenendo risposta, se rifiutava, voleva ignorarmi e spingeva lo sguardo oltre la strada, quasi meditasse la fuga. Aggiunsi se potevo dare un'occhiata ai soggiornali, erano mesi che non ne vedevo uno. Leggendo avrei potuto almeno giustificare la mia sosta. Sfogliai il primo giornale che mi capitò, era un foglio umoristico, allora dissi che mi sembrava di pessimo gusto offendere così il nemico. Dopo un attimo vidi che il dottore mi stava scrutando attraverso le lenti colorate, serrava le labbra, tratteneva il respiro e i suoi occhi mi scrutavano da capo a piedi improvvisamente vivaci. Su quel suo corpo mastodontico la piccola testa sembrava essersi illuminata, forse voleva scacciarmi. Stavo per levarmi dai piedi quando il dottore esalò di colpo tutta l'aria e disse con calcolata lentezza: «Sì, proprio di pessimo gusto». Pericoli e tragedie spianano i contrasti, rendono la gente buona, perdonante. Paura e fame rendono migliori, perché nel bisogno è meglio andare d'accordo, non si sa mai. Dopo poco comincia a scarseggiare il cibo, magazzini e depositi sono vuoti. Camion, treni, navi, aerei sono fermi. Tutto fermo, niente cibo. Anche i mobili da fuoco iniziano a essere pochi. Arriva il turno dei libri per scaldare la gente. Affinché brucino piano e durino, si umidisce la carta. Li bruciano misti al legno. Rapidamente vanno in cenere biblioteche e rivendite. La famosa Mondadori di Milano è un bosco cervo da tagliare. Certi intellettuali, non tutti, scrittori pieni di sé, tronfi e superbi, che tenevano odor di supponenza sotto il naso e vantavano librerie da 15.000 volumi, ora li arrossiscono uno alla volta.
senza darne nessuno e senza alcun rimpianto. Li bruciano con feroce soddisfazione pur di salvarsi. Gli si stringe il culo più di tutti a quelli. Quelli avevano freddo anche quando faceva caldo. Passano 2 settimane, va sempre peggio. Cominciano a morire le persone. I primi decessi avvengono negli ospedali, dove i macchinari sono fermi. A morire per prima, quindi, sono i malati che hanno bisogno di fiato artificiale per vivere. E intanto i chirurghi non operano, il sangue va male nelle celle frigorifere. Sacramento, che disastro! Tutto si complica! Molta gente diventa matta, dà in escandescenze, vaga per le città con occhi spiritati. Le strade sono buie, come miniere di carbone. Alcuni si ammazzano per disperazione. Non è facile rimanere di colpo senza comodità e resistere. Luce, auto, riscaldamento, televisori, computer, frigoriferi, aggeggi, marchingegni, coperte elettriche, ascensori, cellulari, eccetera. Quelle robe erano diventate come il mangiare. Senza cibo si crepa e gli uomini, senza il proprio sovrappiù, morivano. Ah, Signore benedetto, perché hai mandato questo castigo? Ve lo siete costruito voi, dice il Signore, non l'ho mandato io. Di colpo, tutto ciò che era creduto essenziale si rivela inutile. E questa nuova e fatale consapevolezza, unita all'incapacità di fare qualcosa con le mani, dissemina il terrore tra la gente. Nelle città, i 3/4 di uomini, donne, bambini non sanno accendere il fuoco. Nessuno glielo ha mai insegnato. Per fortuna c'è ancora qualche vecchio che ricorda come si fa e lo insegna ai primi che ha sotto mano, e questi lo insegnano ad altri. Si impara così a far fuoco. Nelle strade è tutto chiuso. Fabbriche, osterie, scuole, discoteche, uffici, negozi, chiuso con porte aperte. Dentro non c'è rimasto niente. Di giorno la gente si muove per i vicoli, a piedi, in bicicletta. Vagano in cerca di roba da mangiare, per far luce, per scaldarsi. Sulle biciclette hanno montato ceste e pianali per spostare quel che trovano. Chi va a piedi porta in spalla zaini, sacchi, sporte. Se le bici si rompono, amen, si va a piedi. I piedi non si rompono, né si consumano. Al massimo fanno male, si spellano, si gonfiano. La gente grida per le piazze quel che vuol scambiare. Tutti si ingegnano. Le strade diventano mercati. Sia chiaro, solo scambio merce. Soldi niente. Quelli non servono più. Negli ospedali, chi non è morto è guarito. Chi ce la fa si trascina a casa a morire o guarire. Negli ospizi, i vecchi hanno resistito poco. Sono crepati subito di freddo, fame e stenti. Chi doveva curarli e sostenere la loro tremolante esistenza ha badato a se stesso. Di fronte alla morte, prima vengo io, poi tutto il resto. Questa è la regola non scritta che si manifesta in ogni situazione di pericolo.